Nella vita di uno sportivo ci sono momenti topici, momenti che segnano una carriera o una storia di una società. È il caso della città di Cosenza Tubisider, che oggi giocherà nuovamente per la storia, per superare se stessa dopo la splendida promozione di un anno fa. Eh sì, perché in Calabria nessuno è come il Sette Rosa, unica squadra della nostra regione a militare in un campionato di Serie A. Segnatevi questi nomi: Nigro, Citino, Gallo, De Mari, Vitaliti, Gil, Marani, Nicolai, Arancini, Zaffina, Motta, D'Amico, Manna, Garritano, De Cuia, Presta. E ancora l'allenatore Andrea Posterivo e il vice Francesco Fasanella, il mentore Roberto Fiori e poi il dirigente Salvatore De Mari, fino ad arrivare a Tommaso Turco e all'addetto stampa Antonio Stagliano. Ogni figura indispensabile, come indispensabile colui che ha sempre creduto in queste ragazze e le ha coccolate sin da bambine, il presidente onorario Giancarlo Manna. Piscina Olimpionica di Campagnano, città di Cosenza Tubisider, SIS Roma. È la partita dell'anno, la gara che può garantire di restare tra i grandi. Sciarpa al collo e senso di appartenenza. Cosenza ha bisogno di Cosenza, per la storia, per noi stessi. Forza ragazze, che il duello finale abbia inizio. Fase di riscaldamento in quello che è il grande giorno, il momento in cui non si può sbagliare. Serve una spallata o un colpo decisivo per decretare la fine dei giochi. Cosenza contro Roma rappresenta la gara verità. La giochiamo a casa nostra, tra la nostra gente. A distanza di un anno dall'impresa promozione, siamo qui a giocarci un altro traguardo storico. La Serie A1 infatti è un patrimonio di inestimabile valore. Le nostre ragazze ancora una volta sono chiamate a superare loro stesse. Pochi secondi e sarà battaglia tra poco. Un cordiale buon pomeriggio dalla piscina olimpionica di Cosenza, da Piero Bria. La salvezza passa da qui, da Campagnano, da Cosenza, in questa che è la sfida valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie 1 femminile. Cosenza che affronta la SIS Roma qui dinanzi ad una bella cornice di pubblico. Ci sono tantissime bandiere, tantissimi palloncini di colore rosso e blu. Iniziamo con quelle che sono le formazioni dalla squadra ospite. SIS Roma allenata da Dusan Vidovic, con Lisa Riccardi in calottina numero 1, 2 Veronica Mirarchi, 3 Ebony Nesham, 4 Laura Magni, 5 il capitano Francesca Giovannangeli, 6 Alessia Cellucci, 7 Domitilla Picozzi, 8 Giada Sinigaglia, 9 Giulia Fabri, 10 Raissa Risivi, 11 Giulia Secondi, 12 Alessandra Rovetta, 13 Maria Maiorino. Come dicevamo, Dusan Vidovic e la allenatore sul piano vasca, ma ora tocca al nostro Sette Rosa. Sentite il pubblico che accompagna la formazione. Calottina numero 1, Divina Nigro, 2 Giusy Citino, 3 Martina Gallo, 4 Rita De Mari, 5 Noemi Vitaliti, 6 Blanca Gil, 7 Alessia Marani, 8 Carolina Nicolai, 9 Zoe Arancini, 10 Sara Zaffina, 11 Roberta Motta, 12 Agnese D'Amico. Con la calottina numero 13 il nostro capitano Angela Manna in panchina, allenatore sul piano vasca Andrea Posterivo, Fumogeni in tribuna con le squadre pronte, le squadre che guardano quello che è lo spettacolo della tribuna e che sono pronte a darsi battaglia, perché è la penultima giornata di campionato, vincere è fondamentale. A tra poco! Tutto pronto per l'inizio della partita con il nostro Sette Rosa che va a salutare il proprio pubblico. Splendida la cornice, splendida la coreografia per quello che è un match fondamentale per questo finale di campionato, per la nostra stagione. Vincere è fondamentale perché ci porterebbe a 10 punti più 3 sulla SIS Roma, ciò significa 10 punti, 3 lunghezze sulla SIS che abbiamo già battuto all'andata 12-7 al Foro Italico. Si sta per iniziare in calottina bianca, da destra a sinistra attaccheremo con, dalla parte opposta in calottina scura invece, la squadra di Dusan Vidovic. Inizieremo con Divina Nigro, Blanca Gil,
Nicolai Arancini Vitaliti, D'Amico e Motta. Questo il nostro set di partenza con i direttori di gara, che vi ricordo sono il signor Luca Bianco di Gavardo e Fabio Collantoni di Porto Santo Stefano. Tutto pronto per l'inizio di questa partita valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie A1 femminile. Entrambe le squadre sono a 7 punti, penultima in classifica, ultima è Firenze con 4 punti. Firenze che affronteremo in trasferta nell'ultima giornata di questo campionato. Si inizia, prima contesa del match, Zoe Arancini a andare alla caccia di questo primo pallone. Zoe arriva in anticipo sulla sua avversaria, vale a dire Alessandra Rovetta. Si parte quindi con il primo pallone in possesso di Cosenza, con la D'Amico a gestire la sfera, il pressing da parte della Fabbri. D'Amico per Vitaliti, perdiamo il primo pallone e quindi può ripartire la squadra capitolina con Francesca Giovannangeli, capitano di questa formazione Roma, che ha avuto grosse difficoltà, del resto come Cosenza in questo inizio di stagione. 7 punti anche per la squadra di Vidovic, che sta attaccando, ora lo fa con la Picozzi, che prova a gestire un pallone difficile e a smistarlo centralmente, l'1-2 con la Fabbri, poi la Picozzi prova una palomba ma è bravissima la Nigro a dirle di no, quindi si resta sullo 0-0. Sarà fondamentale l'approccio in questa partita, il gol iniziale che cerchiamo ora con Blanca Gil, che prova a divincolarsi, ancora Blanca, la spagnola che mantiene il possesso del pallone, c'è un fallo su di lei, va a scaricarlo in una zona dove riceve Carolina Nicolai, nuovamente per Blanca Gil, prova una rovesciata, niente da fare, si riparte da possesso palla Sis con Lisa Riccardi che va al passaggio centrale per la Rovetta, poi nuovamente la Giovannangeli, Rovetta che riceve il pallone centralmente, le teniamo alte, almeno ci proviamo, vanno a smistare in zona 1 dove riceve la Nisham, attenzione da lì alla mancina, va allo scarico per Veronica Mirarchi, la Mirarchi centralmente, provano a trovare sempre la Fabbri che va da sponda, niente da fare però, commette fallo e allora si riparte da possesso palla Città di Cosenza Tubisider con Noemi Vitaliti, va profondo a cercare e trovare Zoe Arancini, un fallo su di lei, portiamo come centro po' a Blanca Gil e proprio per Blanca il pallone, prova a divincolarsi la Gil, c'è un fallo su di lei e ci sarà il primo tiro di rigore di questa partita, primo tiro di rigore in favore della Città di Cosenza Tubisider sul punto di battuta Zoe Arancini. Zoe che nell'ultima partita casalinga ha fatto davvero una grande gara. Zoe Arancini, la conclusione, vantaggio Cosenza, l'australiana Zoe Arancini, la sua firma sblocca il risultato. Cosenza 1, Roma 0, la firma di Zoe Arancini sul tiro di rigore sul quale nulla ha potuto Lisa Riccardi, quindi si parte dal vantaggio Tubisider grazie all'australiana Zoe Arancini. Attenzione però, ora è Roma a gestire un pallone in zona 1 con la Mirarchi, commette fallo, si riparte con possesso palla Cosenza, la Nigro aspetta il movimento delle compagne, uno sguardo lì davanti per Zoe, il pallone, allora la Arancini può avanzare, lo fa cercando di darsi spinta con le gambe centralmente per la D'Amico, Agnese D'Amico, attenzione perché gli lasciano spazio, può anche provare da lì Agnese, vediamo se lo fa, avanza, la D'Amico ci prova, niente da fare però, il pallone termina alto sopra la traversa, difesa della porta, difesa da Lisa Riccardi, si resta sull'1-0, Tubisider ha avuto qualche istante fa la D'Amico la possibilità di andare a concludere, le hanno lasciato qualche metro abbondante, non è riuscita però ad inquadrare la porta, si resta sull'1-0, 5 minuti, 46 secondi alla fine di questo primo quarto che ci vede davanti, 1-0 grazie al tiro di rigore di Zoe Arancini con Vidovic ora che sta dando qualche indicazione alle sue ragazze, si può ripartire con possesso palla Sis Roma, la Riccardi. Andiamo in pressing altissimo con Blanca Gil su Alessandra Rovetta, la Giovannangeli,
Attenzione alla Fabbri centralmente che chiama il pallone, vogliono nuovamente, trovano la Mirarchi, pallone che arriva ora alla Fabbri che deve nuovamente giocare di scarico, sempre per la Mirarchi, va a murare Zerancini, la Mirarchi ci prova, è bravissima Divina Nigro che è in posizione a bloccare il pallone in due tempi, si riparte nuovamente con il possesso palla della squadra silana, niente da fare, c'è un fallo in attacco, si riparte quindi da possesso palla Sis, 1-0 Cosenza, la firma di Zoe Arancini sul vantaggio della squadra di Andrea Posterivo. All'andata abbiamo vinto 12-7 dimostrando di essere sicuramente la migliore delle squadre in lotta per la salvezza. Ci sono molte ingenuità e allora si riparte nuovamente con possesso palla Cosenza che però perde il pallone e allora lo può riconquistare la Sis Roma. Dicevamo all'andata vittoria 12-7 al Foro Italico il 15 novembre del 2014, la Gil accarezza il pallone ma non arriva sulla traiettoria disegnata dalla Nisham. Attenzione perché siamo già dall'altra parte con la conclusione della Fabbri che si divincola dalla marcatura della D'Amico e riesce a trovare la rete, pallone che ha baciato il palo ed è entrato in rete per l'1-1 della Sis, porta la firma di Giulia Fabbri. È riuscita a girarsi sulla D'Amico che ha cercato con il fisico di tenere testa alla Fabbri, niente da fare però, la numero 9 della Sis è riuscita in girata ad incrociare e ha trovato il gol del pareggio. Noemi Vitaliti in pressing su di lei, c'è la Picozzi, attenzione però al numero da parte della Gil, Blanca Gil, 2-1, di nuovo noi davanti, 2-1 la firma di Blanca Gil, bravissime a trovare Blanca, bravissima Blanca a girarsi in mezzo a due e a battere la Riccardi, 2-1 Cosenza sull'asse Vitaliti Gil, quest'ultima è riuscita a trovare il gol con freddezza, precisione, ha battuto la Riccardi, nuovamente davanti Cosenza, 2-1. Attenzione però ora alla Picozzi, su di lei c'è la marcatura ferrea da parte della Motta che non commette fallo secondo il direttore di gara, lo commette ora. Allora si ferma il gioco, nuovamente il pallone che arriva dalle parti della Fabbri che prova a concludere, ma che brava la Zaffina a tenere e a murare la conclusione della Fabbri. Si riparte nuovamente con Divina Nigro per Noemi Vitaliti, Zoe Arancini, proviamo ad accelerare i ritmi del gioco, Zoe per Nicolai, poi Blanca Gil nuovamente, Blanca in mezzo a due, nuovamente lei la spagnola Blanca Gil, 3-1, seconda rete personale per Blanca Gil. Abbiamo velocizzato la nostra azione sull'asse Arancini Nicolai Gil, trovando con Blanca il 3-1, ha quasi smorzato la conclusione perché sembrava voler dare potenza, poi ne è uscito un tiro quasi una sorta, una mezza palomba che ha ingannato la Riccardi con la sfera che è entrata in rete. Picozzi è entrata in vasca ora la Risivi, Raissa Risivi, Nisham, Risivi ancora. Attenzione al duello, guardate al centro che duello tra Sara Zaffina e la Fabbri, Giulia Fabbri. Risivi, Nisham, ancora Risivi, prova a concludere, pallone che va a stamparsi sul palo alla destra della Nigro e qui la Nigro soffiato sul pallone che è andata a sbattere sul palo, c'è l'espulsione da parte della Giovannangeli, prima superiorità numerica per Cosenza, da sfruttare assolutamente. Blanca Gille, facciamo girare Zoe Arancini, Noemi Vitaliti, Roberta Motta, da 1 andiamo a 3, eccola lì Zoe Arancini, il pallone per la conclusione da parte della Nicolai che si era inserita benissimo centralmente, è andata al volo a concludere, questa volta però la Riccardi le ha detto di no, si resta sul 3-1 a 3 minuti 6 secondi dalla fine di questo primo quarto, Cosenza è davanti, il pallone però un possesso palla da parte della Magni con la Sis che prova ad impensierirci con la Picozzi che finta una conclusione, ritorna indietro con lo scarico per la Magni nuovamente. Prova a dar manforte alla Fabbri che è in una posizione inusuale per lei, fino ad ora è stata lei il centro boa, ora portano al centro invece la Sinigaglia, la Fabbri da lontano, finta la conclusione, trova la Risivi, nuovamente la Fabbri, poi la Nisham, sbagliano tutto, recuperiamo il pallone con Roberta Motta che è rientrata
ed è riuscita a far sulla sfera, la Nigro profonda, attenzione perché proviamo a sfondare centralmente con Zoe Arancini, Zoe resta in possesso, palla va giù, c'è il fallo su di lei da parte della Fabbri. Lo scarico di Zoe Arancini per Carolina Nicolai. Il movimento della Motta ad allargarsi e allora troviamo la Zaffina, ora la Motta che può ragionare, la nostra Mancina conclude e la Riccardi devia sul fondo, ha provato a sorprenderla Roberta Motta, niente da fare con Lisa Riccardi che è riuscita a deviare il pallone, si resta sul 3-1 Cosenza, 2 minuti 8 secondi alla fine di questo primo quarto. Nicolai per Arancini, chiama e riceve il pallone Sara Zaffina, c'è anche in posizione 2 Noemi Vitaliti, Zoe Arancini, ci costringono ad indietreggiare, Noemi Vitaliti, pallone per Carolina Nicolai, centralmente per Blanca Gil, non c'è fallo su Blanca, si può ripartire, sono andata in 4 a chiudere la spagnola, si riparte allora dalla Riccardi, profonda, riesce a trovare Ebony Nisham, sventagliata dall'altra parte per Raissa Risivi, pallone che arriva nuovamente alla Nisham che in posizione 1 prova a dare uno sguardo alle sue compagne, prova a concludere a mano aperta, le dice di no di Vinanigro, si resta sul 3-1, 1 minuto 18 secondi, siamo noi il vostro cronometro, la Vitaliti gestisce il pallone sul pressing da parte della Mirarchi, centralmente vogliamo far salire, ci riusciamo in questo frangente la Zaffina, Sara, qualche bracciata per avanzare e guadagnare metri, nuovamente Noemi Vitaliti, uno sguardo profondo a cambiare gioco, lo fa per la Nicolai che conclude e il pallone che termina sul fondo, ha provato ad incrociare Carolina, niente da fare, dal lato buono è andata a concludere, sfera che però è terminata alta sopra la traversa, Nisham, attenzione perché ora riportano la Fabbri centroboa, si schiaccia invece la Sinigaglia, Risivi per Magni, conclude Magni, pallone che va ad accarezzare il palo alla sinistra di Divina Nigro, time out richiesto ed ottenuto da Andrea Posterivo, questo per catechizzare le sue ragazze e cercare di sfruttare al meglio questi 34 secondi che restano alla fine, da far scorrere il tempo almeno per i nostri 30 secondi e quindi vedremo un giro palla, presumiamo, per cercare poi di portare al tiro qualcuna delle nostre bocche di fuoco. 3-1 il punteggio al momento, le firme di Zoe Arancini su tiro di rigore e poi le due reti splendide di Blanca Gil, soprattutto la seconda, Blanca in mezza a due, riuscita a girarsi e a trovare poi una mezza palomba che ha ingannato la Riccardi per la rete del 3-1. Per quanto riguarda invece la SIS Roma, la firma di Giulia Fabbri sull'unica rete fino ad ora delle capitoline. 3-1 il punteggio a 34 secondi alla fine di questo primo quarto, fondamentale questo match valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie A1 femminile. Si affrontano Città di Cosenza Tubi Sidere e SIS Roma, ci apriamo a ventaglio e andiamo a circondare le nostre avversarie per 30 secondi da sfruttare fino all'ultimo e provare poi a concludere per andare in chiusura di questo primo quarto sul più 3, sarebbe fondamentale sia a livello psicologico sia per dare un'indicazione a tutti e far capire le nostre intenzioni alla SIS. Roberta Motta, Roberta posizione 3, portiamo Sara Zaffina in posizione 2, si scambiano però perché vanno a incrociarsi, Roberta ora va in posizione 1, portiamo un pallone in 2 per la Vitaliti con la conclusione che si va a stampare sul palo e il time out richiesto e ottenuto da Vidovic perché a 14 secondi dalla fine, ora Roma vuole catapultarsi dall'altra parte per cercare di concludere con 14 secondi a disposizione. Abbiamo portato alla conclusione Noemi Vitaliti, Noemi è stata troppo precisa, è andata a colpire il palo interno, il pallone è ritornato nelle braccia della Riccardi, ora Andrea Posterivo prova a dare indicazione alle sue ragazze, in acqua Marani, Arancini, Citino, Zaffina, Vitaliti e Motta e ovviamente il nostro portiere Divina Nigro. Per quanto riguarda invece Roma,
oltre al portiere Icardi anche Nisham, Mirarchi, Magni, la Risivi, la Fabbri e la Picozzi. 14 secondi a disposizione, proveranno a sfondare il più possibile, a portarci verso la nostra porta per provare a concludere. La Riccardi va a cambiare gioco, versante sinistro, la Risivi, scarico per la Magni. Attenzione perché il tempo non è partito, vediamo ancora 14 secondi con ora i 14 secondi che scadono. Con presumibilmente le ragazze ingannate dal fatto che il cronometro non riportasse i secondi, e quindi è arrivata la sirena per la fine del primo quarto. Siamo davanti 3-1, sentite il pubblico che carica le nostre ragazze. Per ora un primo quarto perfetto, pochi secondi e ci sarà l'inizio del secondo quarto tra poco. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto con Cosenza davanti 3-1. Seconda contesa di questa partita. Portiamo a questa seconda contesa Alessia Marani contro Alessandra Rovetta. La prima contesa l'ha vinta Zoe Arancini. Attenzione ad Alessia che prova ad arrivare prima della sua avversaria. Non ce la fa con Roma che conquista la seconda contesa, quindi una per parte, la prima Zoe Arancini nel primo quarto, nel secondo la Rovetta è arrivata prima della Marani a gestire il pallone, proprio Alessandra Rovetta per la Picozzi che prova di vincolarsi alla marcatura della Vitality. Nuovamente lo scarico per la Rovetta, vuole un passaggio in verticale, brava la Citino che la contrasta e non glielo consente. La Picozzi, su di lei c'è sempre la Vitality, ma che brava la Citino che va a raddoppiare e gli ruba il pallone, prova a volare Giusi che si allarga giustamente, attenzione però dall'altra parte, vede con la coda dello Zoe Arancini, Zoe e da sola Zoe, la conclusione 4-1 Cosenza, Zoe Arancini, ma il merito è anche di Giuse Citino che è stata bravissima a rubare il pallone, ad allargarsi sulla destra portandosi di fatto la Rovetta, poi con la coda dell'occhio ha visto Zoe Arancini e l'australiana ha punito la Riccardi con una conclusione perfetta nel set 4-1 Cosenza a 7 minuti, 21 secondi alla fine di questo secondo quarto, c'è ancora tanta strada dinanzi a noi, siamo davanti però, più 3, la Risivi vuole centralmente la Fabbri, su di lei c'è il fallo da parte della Zaffina, lo vede il direttore di gara e allora si riparte nuovamente da possesso palla a Roma, attenzione perché hanno 19 secondi a disposizione sulla Rovetta, andiamo in pressing con la Citino. Poi un fallo secondo il direttore di gara commesso da Roma, possesso palla Tobi Sider, Vitality per Nigro, stiamo interpretando al momento alla perfezione la partita. Nicolai, dinanzi a lei c'è la Mirarchi, Carolina con calma, vuole centralmente qualcuno, trova la Vitality che si è spostata in posizione 3, fallo da parte della Citino e allora... Anzi, Nicolai viene espulsa, superiorità seconda per Roma, Mirarchi per Risivi, Rovetta fanno girare il pallone, posizione 1 Mirarchi, 2 Risivi, 3 Rovetta, attenzione ora al pallone per la Giovannangeli, il capitano non se la sente di tirare, vogliono la Risivi, 6 secondi a disposizione. Poi la Rovetta nuovamente per la conclusione e la grandissima parata da parte di Divina Nigro. Non era facile questo intervento perché la Giovannangeli è andata a concludere al volo. Divina è stata bravissima. Espulsione della Mirarchi. Attenzione a questa conclusione sull'esterno del palo da parte di Alessia Marani che ha provato a sorprendere la Riccardi. Niente da fare. 6 minuti, 8 secondi, davanti noi 4-1, la Risivi in possesso del pallone, lo scarico perché sta arrivando da dietro e riceve la Nisham, avanza su di lei il pressing della Marani, gioca in orizzontale per la Rovetta, attenzione perché in posizione 1 ma non è dal lato buono, lei è una destra e allora la Risivi viene fermata dalla Marani, è costretta a giocare all'indietro per la Picozzi, va a murare
la Vitality, ancora Picozzi, finta alla conclusione, perde il pallone, lo gioca per la compagna più vicina che è la Giovannangeli, morbido, lì dove la Fabbri prova a girarsi, non ci riesce, commette fallo, si parte da possesso palla. Città di Cosenza, sono nervose le nostre avversarie, ma questo è anche grazie al nostro atteggiamento aggressivo. Guardate, vogliamo e proviamo a cercare il gol. Lacitino, su di lei c'è il fallo e l'espulsione della Rovetta. Superiorità da sfruttare perché è la quarta per Cosenza, anzi la terza, perdonatemi, con Zoe Arancini. In posizione 1 troviamo la volta e poi la rete di Giusy Cittino. 5-1 Cosenza. Per ora è una lezione di pallanuoto da parte della squadra silana, al cospetto di chi fino ad un anno fa era pari a noi. Oggi qui a Cosenza in Serie A1, penultima giornata di campionato, Roma dinanzi a Cosenza sta mostrando tutti i suoi limiti, noi invece ci siamo scrollate di dosso tutte le nostre paure, le nostre incomprensioni, e stiamo giocando una grande pallanuoto. 5-1 il punteggio con le due reti per Blanca Gil e Zoe Arancini e la firma anche di Giusy Cittino, che non poteva mancare all'appuntamento col gol. Picozzi, anzi la Miracchi per la Nisham, può ragionare la Nisham perché Zoe Arancini indietreggia, poi la Picozzi, fallo segnalato dal direttore di gara, attenzione perché c'è l'espulsione della Zaffina. Picozzi, Nisham, Sara è la prima espulsione, così come Motta e Nicolai fanno girare il pallone, la Giovannangeli per la Rovetta, posizione 2, riceve la Nisham, conclusione perfetta, sbatte sull'acqua, acquista velocità, si impenna e trova l'incrocio dei pali. Ebony Nisham per il 5-2. Più 3 Cosenza, sostituzione dentro D'Amico, dentro Nicolai, fuori Zaffina e fuori anche Alessia Marani. Il nostro set al momento, Motta, Vitality, Gil, Arancini, Nicolai, D'Amico, Nigro. Si parte nuovamente possesso palla Cosenza, Agnese D'Amico riceve da Blanca Gil, Blanca si va a buttare dentro, D'Amico per Vitality, ora vanno a pressarci immediatamente provando proprio a non farci ragionare, siamo brave però nel duetto D'Amico-Vitality con la Riccardi che devia quel tanto che basta il pallone per farlo sbattere sulla traversa, farlo terminare sul fondo, si resta quindi sul 5-2 Cosenza, 4 minuti, 29 secondi a disposizione per cercare di mantenere comunque un vantaggio cospicuo sulle nostre avversarie. Roberta Motta riceve Agnese D'Amico, Roberta centralmente per Blanca Gil che va a girarsi con una rovesciata che fa la barba all'incrocio dei pali. 5-2 Cosenza, possesso palla Sis, in vasca la Secondi, Giulia Secondi che è entrata al posto, se non andiamo errati, della Risivi. Rovetta, Nisham, Rovetta ancora, la Gil prova a murare, la Picozzi da lì, finta la conclusione, c'è la Giovannangeli nell'uno contro uno con la Nicolai, poi ancora la Picozzi che non riesce a gestire il pallone, ma non è la prima volta, Blanca si addormenta, su di lei la Nisham che riesce a rubargli il pallone perché Blanca Gil lo porta sott'acqua e allora si riparte da possesso palla Roma. Abbiamo dormito in questa circostanza, avevamo rubato un buon pallone, potevamo partire, niente da fare. La Nisham va a scarico per la Rovetta, attenzione da lì, la Rovetta finta la conclusione per la Picozzi, bravissima la Nigro che sale in ascensore e riesce a bloccare in due tempi il pallone. Fino ad ora fondamentale Divina Nigro tra Nigro e Riccardi, la prima sta facendo la differenza, sale a prendere un pallone difficile Zoe Arancini, lotta e riesce poi a conquistare anche un fallo in virtù del corpo a corpo con la Rovetta. D'Amico, si scambiano Motta e Vitality, la D'Amico ragiona, Noemi chiama il pallone, lo riceve, anzi è Carolina Nicolai centralmente per Blanca Gil in mezzo a due, Blanca non riesce a girarsi, vanno anche a triplicare la marcatura come in questa circostanza con la Rovetta, brava a ritornare
in posizione a rubare il pallone, lo consegna immediatamente con 20 secondi a disposizione alla Nishom, che nuota le sue bracciate per guadagnare metri, deve cercare di andare in diagonale ad Amico per evitare una conclusione della Nishom. Ce la fa, la Nishom va a scarico per Giulia Secondi. Alessandra Rovetta, nuovamente la Secondi. Conclude male, centrale. Divina Nigro fa suo il pallone e con calma fa salire la propria squadra. Va profonda a cercare e a trovare Noemi Vitaliti. Vuole un cambio campo, lo fa Noemi, bravissima per la D'Amico. Su di lei è una battaglia tra numeri 12. Agnese D'Amico contro Alessandra Rovetta, che commette fallo, c'è l'espulsione. Nuova superiorità per Cosenza, 2 minuti 26 secondi alla fine di questo secondo quarto. E time out richiesto e ottenuto da Andrea Posterivo, che proverà. Dalla città di Cosenza, Andrea Posterivo che proverà a catechizzare al meglio le sue ragazze e cercare ovviamente di sfruttare questa superiorità. Si tratta della quarta superiorità per Cosenza, che ha avuto a disposizione anche un tiro di rigore. Tiro di rigore che ha visto Zoe Arancini sbloccare proprio l'incontro, aprire le danze con la rete dell'1-0. Zoe Arancini che fino ad ora ha segnato due reti per l'australiana ma anche per la spagnola Blanca Gil, con Giusy Citino che è finita anche lei nel tabellino dei marcatori con la rete del momentaneo 5-1. Subito dopo è arrivato il gol del 5-2 da parte della Nishom. Si gioca Noemi Vitaliti, Roberta Motta, Vitaliti ancora, Blanca Gil, Blanca per Roberta, attenzione Roberta Motta da lì, può far male, non se la sente Roberta, cambio nuovamente per la Gil, poi Noemi Vitaliti, piega le mani delle sue avversarie Noemi e porta Cosenza sul più 4, 6-2. Siamo state bravissime a fare aprire la difesa avversaria e a trovare con la Vitaliti il varco giusto per battere la Riccardi. 6-2 Cosenza. Sostituzioni. Andrea Posterivo richiamasse Blanca Gil per farla respirare, così come Roberta Motta. Dentro Giusy Citino e Martina Gallo. Martina va in marcatura sulla Miracchi in questo momento, con Carolina Nicolai invece in pressing su Ebony Nishom. La Picozzi prova a sfondare, la Citino la tiene. Siamo brave, guardate come riusciamo a salire e andare bene in pressing con i tempi giusti. La Nishom, la mancina, vediamo, prova a concludere. No, vuole, trova la Mirarchi che abbozza una conclusione. Ma con la Nigro di oggi c'è davvero poco da fare. Zoe Arancini ha cambiato versante. Zoe, l'australiana da sinistra è passata a destra, chiama il pallone Agnese D'Amico, lo riceve, può nuotare, va con le bracciate a guadagnare metri Agnese, dinanzi a lei c'è la Fabbri, in mezzo a tre, brava nuovamente a trovare in orizzontale l'Arancini, poi nuovamente la D'Amico, il movimento della Gallo, attenzione perché gli lascia la possibilità di concludere, e ci prova Agnese e riesce a trovare la rete del 7-2. Agnese D'Amico è stata bravissima. Il movimento di Martina Gallo gli ha aperto un varco e lei lo ha sfruttato a dovere con una conclusione che ha beffato la Riccardi per la rete del 7-2 Cosenza. 1 minuto 17 secondi alla fine del secondo quarto. Stiamo fino ad ora dominando una partita fondamentale. La Fabbri va in lotta corpo a corpo con la De Mari, poi ancora la Fabbri, ma cosa ha fatto la Nigro? Mamma mia signori, ha aperto la manona sinistra per deviare una conclusione a colpo sicuro di Giulia Fabbri, che si è divincolata dalla marcatura della De Mari. C'è un'espulsione nel frattempo della Citino, superiorità SIS. Fabbri, Giovannangeli, Fabbri, posizione 1 riceve la Mirarchi, Nishom, Fabbri, attenzione alla Fabbri da lì, ci prova, la conclusione ce l'ha e si vede, Giulia Fabbri accorcia le distanze da meno 5 a meno 4, 7-3 Cosenza. Terza rete, SIS Roma.
hanno sfruttato al meglio la superiorità le capitoline. 47 secondi alla fine di questo secondo quarto. Rita De Mari, Zoe Arancini, corpo a corpo con la Cellucci, Zoe, Martina Gallo. Ora andiamo nell'uno contro uno, dobbiamo cercare una verticalizzazione lì centralmente per Giusi, proviamoci. Zoe Arancini per Giusi Citino, riesce a girarsi! Giusi Citino! Ancora lei! Hanno provato ad aggredirci, alte, hanno sbagliato perché siamo riuscite con Zoe Arancini a trovare la Citino che si è divincolata dalla marcatura della Picozzi e ha battuto la Riccardi, seconda rete personale per Giusi, al momento a due reti Citino, Gil e Arancini, dall'altra parte due reti anche per Giulia Fabbri, 8-2, 8-3. Il punteggio con Cosenza che ritorna sul più 5. 25 secondi alla fine di questo secondo quarto. Partita vera! La Gil fa una magia in fase difensiva. Ha provato a rubare il pallone alla Picozzi, ma secondo il direttore di gara ha commesso fallo. Attenzione alla Giovannangeli, protegge il pallone. Il fallo da parte della De Mari. Quindi nuova superiorità numerica per l'assist con la quinta superiorità numerica per la squadra capitolina. Due fino ad ora sono state le superiorità andate a buon fine. La conclusione, la rovetta che termina sul fondo. 5 secondi alla fine. Cosenza 8, Roma 3. Mantiene il possesso palla alla Nigro. Arriva la sirena, si chiude il secondo quarto. Siamo davanti 8-3, a metà strada di un match difficile, un match da vincere che ci vede sul più 5 ed un pubblico fantastico che sta trascinando le nostre ragazze. Ci sarà il cambio campo pochi secondi e ci sarà anche l'inizio del terzo quarto tra poco. Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto con Cosenza che è davanti 8-3, i parziali fino ad ora 3-1, 5-2, a testimonianza di come fino ad ora sia stata una supremazia del nostro sette rosa. Terza contesa affidata a Zoe Arancini, dall'altra parte c'è sempre Alessandra Rovetta, fino ad ora una contesa per parte, la prima l'ha vinta l'Arancini, la seconda la Rovetta che però se l'è andata a giocare con la Marani. In questa terza si riaffrontano nuovamente l'australiana Zoe Arancini e Alessandra Rovetta. 3-1, 5-2, inizia il terzo quarto, attacchiamo da sinistra a destra della nostra postazione in calottina bianca, calottina scura, nera, invece la Sis Roma, si parte, terza contesa, Alessandra Rovetta contro Zoe Arancini, Zoe prova ad arrivare prima, le sue bracciate, vediamo se l'Arancini ci arriva, insieme le due ragazze con Roma che conquista la seconda delle tre contese fino ad ora. Hanno visto questo match mentre ora è bravissima la Gil a riconquistare il pallone. Attenzione perché prova a partire la Motta, la vede la Gil, vai Roberta, prova a sfondare, va in copertura, brava la Rovetta in questa circostanza a trovare il pallone in maniera pulita e a ripartire con 23 secondi a disposizione della Sis per provare a concludere. La Motta ora va in copertura, si ferma la Rovetta che vuole centralmente qualcuno, nessuno però va a far movimento e allora è costretta a una verticalizzazione con passaggio per la Picozzi che viene fermata da Noemi Vitaliti. Riparte Blanca Gil, attenzione a Blanca perché dietro di lei alle sue spalle arriva la Picozzi in agguato, brava la Gil a giocare un pallone a scarico per la Vitaliti che si inventa un passaggio per la Nicolai che conclude con la Riccardi che questa volta fa una gran bella parata. Ma che invenzione della Vitaliti a tagliare il campo con una verticalizzazione che ha spaccato in due. Roma alla fine non è riuscita la Nicolai a trovare la via della rete, la Nisham per la Mirarchi, centralmente, che brava la Gil, grande partita di Blanca Gil, ripartiamo nuovamente con lei, Noemi Vitaliti deve ritrovare Blanca, no, Noemi fa ancora meglio perché trova Zoe Arancini in una zona idonea per concludere, Zoe! Arancini 9-3! Sull'asse Vitaliti e Arancini! Andiamo sul più 6 che è il massimo vantaggio fino ad ora costruito dalla squadra di Andrea Posterivo.
Ha preso un rischio l'Arancini, ma le è andata bene perché il pallone è andato a sbattere sul palo ed è entrato in rete, ha varcato la linea immaginaria di porta col direttore di gara che ha fatto cenni eloquenti sul gol dell'australiana Zoe Arancini. Attacca Roma con Picozzi, su di lei il pressing della Gil, il fallo da parte di Blanca, deve uscire Blanca, superiorità Sis, attenzione alla Picozzi, conclude ancora lei, sempre lei, Divina Nigro che devia il pallone, ci sarà nuovamente possesso palla Roma. Cosa sta facendo la Nigro? Almeno tre interventi prodigiosi. Nel secondo quarto si è superata, salendo in ascensore, quasi avesse sotto di lei qualcosa che le desse una spinta inusuale, davvero da vedere. Nel frattempo segue questa azione la Fabbri, finta la conclusione, va a scarico per la Picozzi, arriva da dietro e riceve per una conclusione vincente la Sinigaglia, che segna anche la sua prima rete personale. 9-4. Sinigaglia, punteggio parziale. Città di passata in mezzo a una selva di braccia. Un pallone che alla fine vale il meno 5 per Roma. Cosenza che comunque resta davanti. Agnese D'Amico. Posizione 1 Motta, 2 Vitaliti, 3 D'Amico, 4 Arancini, 5 Nicolai lì davanti a lottare, a sgomitare c'è Blanca Gil. Agnese D'Amico proprio per Blanca Gil, prova a liberarsi Blanca che non riesce ad addomesticare la sfera, infastidita anche dalla marcatura ferrea da parte della Magni. Si riparte allora dal versante destro d'attacco della squadra capitolina con Giulia Fabbri per Alessandra Rovetta, addomestica il pallone, aspetta il movimento di qualche compagna, va ad un retropassaggio notevole per la Magni, perché costringe la Magni poi a dover tentare un passaggio difficile. Cosenza si chiude bene, stiamo giocando una gara perfetta in fase difensiva ma anche in fase offensiva, siamo davanti del resto 9-4, stiamo giocando una grandissima gara. Roberta Motta sul pressing della Picozzi, va a verticalizzare per la Gil, nuovamente in lotta in mezzo a due, guadagna questa volta un fallo, sta facendo a sportellate Blanca Gil. Agnese D'Amico in mezzo a due, Agnese si deve liberare del pallone, ancora Agnese, che pericolo che ha preso, sfera che arriva dalle parti della Nicolai, un fallo su Carolina, dobbiamo allontanare la sfera, 3 secondi, lo fa Carolina, brava, non consentendo di fatto alle nostre avversarie di poter ripartire immediatamente e trovare la porta avversaria. Attenzione ora però a Roma, perché può ripartire, le bracciate a guadagnare metri da parte della Rovetta che è velocissima, nessuna le si pone davanti, ancora la Rovetta, adesso andiamo con la Nicolai ad andare a fare una diagonale difensiva con il fallo da parte della D'Amico sulla Fabbri, nuovamente alla Rovetta, su di lei il pressing di Carolina Nicolai, 4 minuti 20 secondi alla fine di questo terzo quarto, siamo davanti 9-4, la Picozzi prova a murarla la Motta, la Picozzi morbida con una palomba che va a sbattere sulla traversa, fallo in zona d'attacco da parte della Fabbri sulla D'Amico, riconquistiamo il pallone con Divina Nigro, chiama la sfera e la riceve Noemi Vitaliti, su di lei c'è la Picozzi, brava questa volta a far suo il pallone, attenzione perché la Picozzi trova la Sinigaglia, attenzione alla Sinigaglia in mezzo a due, che brava la Vitaliti, la limita è di molto con la D'Amico che poi recupera il pallone. Cosa ha sprecato Roma, ma quanto siamo brave noi oggi. La Motta, attenzione perché possiamo far male, abbiamo una superiorità da sfruttare con Carolina Nicolai, prova a concludere sul palo, le dice di no il palo, a colpo sicuro Carolina Nicolai, niente da fare, si resta sul 9-4 a 3 minuti 28 secondi dalla fine di questo terzo quarto, ancora la Sinigaglia che prova a darci fastidio lì davanti con la conclusione deviata dalla Nigro sul palo, ma c'era stato precedentemente un fallo della Sinigaglia, con calma lo dice anche Andrea Posteriva, Divina Nigro invita le sue alla calma, fino ad ora abbiamo giocato ad un ritmo davvero grandioso, ritmo elevatissimo da parte delle nostre ragazze, con Roma ora che riconquista il pallone, 3 minuti esatti alla fine di questo terzo quarto,
nei precedenti due parziali, 3-1, 5-2, ora 1-1 in questo terzo. Picozzi, Rovetta, pallone per Lamagni. Lamagni prova a concludere, brava la Nigro. Attenzione però, perché poi perde l'attimo Roberta Motta e arriva come un falco Giulia Fabbri, che segna la rete del 9-5. Miglior realizzatrice al momento della gara, proprio Giulia Fabbri con le sue tre reti. È andata a concludere Lamagni da lontano, anzi la Rovetta. È stata brava la Nigro a respingere, sulla respinta però come un falco si è avventato sul pallone Giulia Fabbri, che è arrivata prima della Motta e ha segnato la rete del 9-5. Agnese D'Amico per Zoe Arancini, lotta Zoe con la Rovetta, vuole e trova Noemi Vitaliti centralmente per Blanca Gil. Attenzione a Blanca, era riuscita a liberarsi al tiro, niente da fare, smorzato da una manina di Giulia Secondi, brava in questa circostanza perché ha aiutato e molto Riccardi ad intervenire sulla serie, a far la sua. Giovannangeli, il capitano, cambio campo per la Rovetta, espulsione Nicolai, seconda espulsione per Carolina, alla prossima diventerà definitiva. Picozzi, Giovannangeli, Fabbri, Rovetta, attenzione alla Rovetta lì, non è dal lato buono, allora costringe la Fabbri a dover gestire nuovamente un pallone da dietro, nuovamente la Rovetta, alt, dice il direttore di gara, espulsione della Gil, attenzione perché la Gil esce, rientra però la Nicolai, la Fabbri conclude e fa male, anzi malissimo, 9-6, si fa sotto Roma con la Sis che ha piazzato un parziale di 3-1 in questo terzo quarto. Un minuto, 43 secondi alla fine di questo terzo quarto con la squadra asilana che è sempre davanti, ma ora vede le sue avversarie farsi sotto e quindi dobbiamo nuovamente ritornare non solo a segnare ma anche a dare una spallata, come abbiamo detto in apertura di questa partita. Espulsione della Rovetta. Seconda anche per la Rovetta, significa che alla prossima diventerà definitiva. Della città di Cosenza, anzi, la Rovetta è alla terza, se non andiamo errati, quindi ciò significa che non può più rientrare in acqua. Time out nel frattempo, richiesta e ottenuta da Andrea Posterivo, che vuole di fatto interrompere quello che è il momento migliore della squadra avversaria. Conferma anche lo speaker che la Rovetta è al suo terzo fallo, quindi non rientrerà più. Terzo ed ultimo fallo per la Rovetta, che fino ad ora, per quanto riguarda il gioco della squadra di Vidovic, è sembrata fondamentale, quasi sempre nel vivo del gioco Alessandra Rovetta. Si ritorna a giocare, forza ragazze, superiorità numerica da sfruttare, entriamo in acqua, ci apriamo a ventaglio e circondiamo le nostre avversarie. Giochiamo ora il pallone con la Nigro, Zoe Arancini, Noemi Vitaliti, Roberta Motta, Noemi Vitaliti, Zoe Arancini, Alessia Marani, cambio campo per Roberta Motta, deve indietreggiare per far su il pallone, 15 secondi, 14 secondi, Alessia Marani, attenzione perché Alessia può provare a concludere, Zoe! Zoe Arancini va a concludere con la Riccardi che si esalta e devia il pallone sul fondo. Ancora possesso palla città di Cosenza Tubisider. Roberta Motta, Zoe Arancini, chiama il pallone alla Marani, lo riceve ora, attenzione Alessia, prova e trova la Citino, su di lei c'è il fallo con espulsione da parte della Giovannangeli. Zoe Arancini, Roberta Motta, Roberta per la Marani, poi la Vitaliti, non abbiamo fretta e con calma ci stiamo costruendo il gol. Alessia Marani riesce ad addomesticare in qualche modo il pallone. 11 secondi, 10, 9, la Marani conclude. La parata della Riccardi e poi
qualcosa di eccezionale l'Acitino! Arpiona un pallone e in girata lo scaraventa in rete, l'esultanza di Giusi senza calottina che grida ed è un urlo liberatorio quello dell'Acitino. 10-6, ritorniamo sul più 4. 38 secondi alla fine di questo terzo quarto, quanto importante questo gol. E lo si capisce anche dall'urlo di Giusi Citino, perché abbiamo spezzato di fatto il miglior momento della SIS Roma, che si era rifatta sotto con un parziale di 3-0. Ora invece siamo ritornate sul più 4, doppia cifra per noi, 10 reti, 6 per la SIS Roma. Secondi, Nisham, ancora Giulia Secondi per Domitilla Picozzi, poi provano con la Nisham a concludere e fanno bene perché trova la rete del 10-7 e Boni Nisham. Con il numero 3 Nisham. 10-7 a 22 secondi alla fine. Partita vera, partita che vale una stagione. Sara Zaffina per Rita De Mari, Zio Arancini. E ora pesa il pallone, pesa tanto, sia per noi che per loro, perché mancano 8 secondi alla fine di questo terzo quarto e poi le due squadre si giocheranno tutto fino alla fine. Giusi Citino, una piroetta e poi la conclusione sulla quale la Riccardi fa il miracolo deviando il pallone sul fondo. Un secondo e in un secondo avremo la possibilità a malapena di passare la sfera. Finisce così il terzo quarto, 10-7, siamo ancora davanti con un terzo quarto però che ha visto le nostre avversarie piazzare un parziale di 4-2. Fino ad ora nei tre tempi 3-1, 5-2, 2-4, questi sono i parziali e partita vera e gara ancora aperta. Abbiamo giocato due quarti da grande squadra, nel terzo però la SIS ci ha messo in difficoltà, si è rifatta sotto, quindi sarà decisivo l'ultimo quarto di questa vincente sfida, ancora pochi secondi e poi vivremo gli ultimi 8 minuti di Città di Cosenza Dubis Ider, SIS Roma tra poco. Tutto pronto per l'ultimo quarto di Cosenza Roma, ultima contesa affidata a Zoe Arancini per quanto riguarda Cosenza e, se non andiamo errati, e Boni Nisham per quanto riguarda Roma. Il pubblico capisce il momento e allora incita le proprie ragazze a dare il massimo fino alla fine. Ultima contesa, attacchiamo sempre da sinistra a destra della nostra postazione in calottina bianca, calottina nera per la SIS Roma. Le indicazioni di Vidovic, soprattutto alla Secondi e alla Fabbri. Due contese vinte a favore di Roma, una contesa a favore della città di Cosenza. L'ultima se la giocano Ebony Nisham e Zoe Arancini. Arriva prima Zoe. Pareggiamo i conti delle contese, 2-2. Giochiamo il primo pallone dell'ultimo quarto. Zoe Arancini, attenzione perché ora proveranno il tutto per tutto ad attaccarci dovunque, fino anche nei pressi della nostra porta, ma noi dovremo dar battaglia fino alla fine. Noemi Vitaliti in possesso del pallone, c'è un fallo, lo vede il direttore di gara, è un fallo però in attacco da parte di Cosenza, può ripartire la SIS. Vidovic carica le sue ragazze, la Riccardi profonda, lato destro, riceve la Risivi, Raissa Risivi. Su di lei va in copertura Zoe Arancini, il pallone centrale per la Nisham, il duello con la Marani, commette fallo la Nisham, possesso palla che ritorna a favore di Cosenza, Vitaliti, su di lei la Sinigaglia, guardate ora come ci pressano alte, provano a rubarci il pallone con la Sinigaglia però che non si accorge del fischio del direttore di gara, commesso fallo, Giada Sinigaglia. Pallone della Marani per Giusi Citino, deve liberarsi Giusi, almeno ci prova, c'è il fallo della Fabbri che viene espulsa,
Zeracini, proviamo a sfruttare questa superiorità. Roberta Motta, Zeracini, vai Zoe da lì, fai male, non... La Motta conclude e la Riccardi riesce a far su il pallone. Peccato perché la Arancini era da posizione idonea per poter far male. Invece ha fintato la conclusione, anche la Motta probabilmente secondo noi si aspettava una conclusione della Arancini. E a sorpresa invece Zoe è andata al cambio fronte con Roberta Motta che ha concluso, ma la conclusione è stata anche un po' smorzata dalla sua avversaria. La Risivi a scarico per la Giovannangeli, da lì conclude, male, alto. Si resta sul 10-7, 6 minuti, 40 secondi. Alla fine di questa partita siamo noi, il vostro cronometro. Divina Nigro, attenzione perché c'è ammonizione per Andrea Posterivo. Probabilmente perché ha protestato il tecnico del nostro Sette Rosa. Sara Zaffina, 24 secondi a nostra disposizione. Alessia Marani, fallo in attacco. Non dobbiamo commettere questa ingenuità ora, in questo momento, a 6 minuti e 34 secondi alla fine. La Nisham. Posizione 1 riceve Risivi, su di lei la Marani. Poi il pallone che arriva dalle parti della Sinigaglia, che ha provato un numero sulla Zaffina, ma la Nigro in uscita ha fatto solo la sfera. Divina Nigro per Zoe Arancini. Ci affidiamo all'esperienza di Zoe, deve farci trovare la calma e far avanzare la squadra. Alessia Marani per Zoe Arancini, attenzione a Zoe da lì, il fallo su di lei da parte della Nisham. Ancora Zoe, conclude centralmente. 10-7, 5 minuti, 50 secondi. Alla fine di questa partita che ci vede davanti, ma è partita vera, partita viva, la Giovannangeli, su di lei c'è la Motta, va allo scarico, male perché costringe la Fabbri ad indietreggiare ed andare a prendere un pallone da scaraventare subito davanti in zona Risivi, conclude la Risivi, viene smorzato dalla Zaffina, a duello con la Sinigaglia, la Nigro fa su il pallone e ora pesa la sfera, come se pesa, con Divina Nigro che aspetta il movimento della Zaffina, la va a servire, pericoloso, ma la Zaffina riesce comunque a divincolarsi dalla marcatura della sua avversaria. Ancora una volta commettiamo fallo in attacco, si riparte da possesso palla Sis. 5 minuti, 5 secondi, Sinigaglia davanti a lei, prova a murarla la Zaffina, vuole un numero la Sinigaglia che finta la conclusione per scivolare poi sul lato sinistro della Zaffina. Nuovamente un fallo chiamato a Cosenza con ora il direttore di gara che chiama al retropassaggio Roma. Risivi, Sinigaglia. La Citino costringe la Nisham a rimanere dietro, anzi la Magni, forse se non andiamo errati, no, la Nisham è la numero 3. La Giovannangeli prova ad accentrarsi perché forse vuole concludere, non se la sente, va allo scarico per la Risivi, 13 secondi a disposizione, 10 secondi a disposizione di Roma per concludere, la Giovannangeli, poi la Risivi, conclude da lì, deviazione da parte della Arancini. Espulsione della Risivi. Roma. Superiorità numerica a favore di Cosenza. Ottava superiorità per quanto riguarda la squadra di Andrea Posterivo. Vitaliti, Motta, cambio campo, Marani, no, Alessia con calma va a forzare la conclusione. Lì avevamo ancora 16 secondi a nostra disposizione. Riparte la Sis, 3 minuti e 48 secondi. Per noi sembra un'enormità, per loro invece il tempo scorre e sembra sempre meno. 10-7 con la Nigro che ancora una volta si immola sulla conclusione
della Picozzi. Si ricomincia con possesso palla Roma. Avranno altri 30 secondi a disposizione per provare a concludere. Punteggio 17. 0-0 il parziale di questo terzo quarto. A dimostrazione di come sia un ultimo quarto dove regna la paura, il pallone è pesante, non si è più precisi come lo si era all'inizio, o quantomeno non si è avventati come si era all'inizio, con due squadre, soprattutto la città di Cosenza, che sta cercando di gestire il vantaggio, ora più 3, massimo vantaggio costruito dalla squadra di Andrea Posterivo è stato il più 6 con il 9-3 dell'inizio del terzo quarto. Poi è iniziato un monologo breve, una parentesi targata SIS Roma. La squadra di Vidovic è arrivata fino al meno 3. Giuse Cetino carica le sue compagne, dimostrazione di come sia anche fondamentale la Cetino a livello proprio di compattezza di gruppo. 3 minuti, 38 secondi alla fine di questa partita, 10-7 Cosenza. Il direttore di gara, i due direttori di gara si consultano, danno l'ok per la ripresa del gioco. Magni, Giovannangeli, ancora la Magni. Vidovic chiede di aspettare alla Magni, pallone per la Giovanne, attenzione perché la Giovannangeli prova ora a fintare una conclusione, poi la Magni conclude e la Nigro da lì non si fa impensierire più di tanto. 3 minuti 10 secondi, Noemi Vitaliti richiama a sé l'attenzione di Sara Zaffina, che riceve, serve Zoe Arancini, il duello con la Sinigaglia. Zoe, vediamo se cerca la Cetino che va sott'acqua a combattere con la Picozzi. Zoe Arancini, 8 secondi, eventualmente dobbiamo provare a concludere ragazzi, altrimenti dobbiamo allontanare il pallone immediatamente. La Motta conclude, fuori. Roberta in questo campionato in tante circostanze è stata fondamentale perché è riuscita con le sue reti a volte a rendere meno amare determinate sconfitte, in altre come a Roma o con Firenze in casa, ad essere determinante per la vittoria. C'era un time out richiesto dalla SIS, 2 minuti 51 secondi alla fine di questa partita, sempre 10-7, i parziali sino ad ora 3-1, 5-2, 2-4. Fino all'inizio del terzo quarto abbiamo giocato una gara stratosferica, poi le nostre avversarie sono salite in cattedra, è stata una parentesi che ha consentito a Roma di piazzare un parziale di 3-0 e in quel momento la squadra di Vidovic di fatto è rientrata in partita con Cosenza, che si era costruita anche un più 6, un margine abbastanza ampio in una gara che alla vigilia doveva essere una gara tirata sino alla fine, sino all'ultimo secondo. Lo è, ma di fatto abbiamo un vantaggio da poter gestire di 3 reti a 2 minuti e 51 secondi, che ripeto, per le nostre avversarie possono essere pochissimi perché il tempo che scorre è inesorabile, per noi invece sono un'eternità perché sembra non finire mai questa battaglia. E allora la Fabbri va a gestire il pallone per Roma, la sfera che arriva alla Giovannangeli, lo scarico per la Picozzi, nuovamente la Fabbri che chiama il pallone, attenzione perché la Fabbri da lì può far male, la sfera che arriva dalle parti della Nishom, poi un passaggio avventato con la Vitaliti che prova a ripartire, attenzione a Noemi, prova a mettere il turbo, la Vitaliti si allarga, c'è dall'altra parte la Arancini, vediamo se la trova, il pallone che arriva a Zoe, Zoe Arancini conclude sulla testa della Riccardi, con il direttore di gara che però ha fermato il gioco, quindi si ricomincia da possesso palla Roma, c'è l'espulsione della Picozzi, l'Arancini che è andata praticamente quasi a far centro con una conclusione che ha preso in fronte la Riccardi. Superiorità Cosenza, Arancini, attenzione perché Blanca ora in posizione 5, Vitaliti, pallone che va a sbattere
sul palo esterno alla sinistra della Riccardi. Si resta sul 10-7, 2 minuti, 4 secondi alla fine di questa partita. La Piccozzi nuota le sue bracciate per guadagnare metri e servire la Giovannangeli. Largo, riceve, ma deve indietreggiare la Nishom, su di lei c'è il pressing dell'Arancini. Ancora la Giovannangeli, loro devono forzare logicamente ora, perché il tempo che scorre, lo dicevamo, è inesorabile e quindi devono cercare di accelerare i tempi. Ma la conclusione della Giovannangeli si va a stampare sulla traversa, ripartiamo noi con la Vitality. Noemi con calma, anche Noemi, giocatrice d'esperienza che ci può dare tanto in questo finale. Ora il nostro obiettivo è far passare i nostri 30 secondi e provare a trovare una rete che ci dia la possibilità di rendere il vantaggio ancora più cospicuo. Giussi Citino, anzi Blanca Gil, vediamo se prova a girarsi, non ci riesce. C'è l'espulsione da parte della Piccozzi, attenzione perché ora possiamo sfruttare questa superiorità con la Vitality. Per la Arancini, Zoe, per Blanca Gil. La Riccardi aveva fatto qualcosa di eccezionale, ma il gioco era fermo. Il gioco era fermo, che mai come in questo momento è stato un time out fondamentale, perché la Gil aveva sbagliato un gol fatto praticamente, con la Riccardi che si è immolata ed è andata a respingere una conclusione della Gil a colpo sicuro. Il pubblico incita a gran voce il nostro sette rosa. 1 minuto 21 secondi alla fine di questa sfida, 10-7. Ora loro proveranno logicamente a tirare il più velocemente possibile, noi invece avremo il compito di gestire il più possibile il pallone per quelli che sono i 30 secondi a nostra disposizione. Abbiamo ora una superiorità numerica, il nostro vantaggio, con il direttore di gara, il signor Luca Bianco di Gavardo, che sta dando indicazioni, se non andiamo errati, ad Alessia Marani, sì. Divina Nigro, Zoe Arancini, Carolina Nicolai, Noemi Vitality, Carolina Nicolai, Zoe Arancini, Blanca Gil, la Nicolai, aia, non arriva sul pallone, lotta, commette fallo. Espulsione. Ingenuità grossissima della Nicolai e Carolina non rientrerà più in acqua perché è la terza ed ultima espulsione per lei. 57 secondi è l'ultimo minuto di gioco. La Piccozzi per la conclusione sulla traversa da parte della Fabbri. 10-7 a 50 secondi alla fine. Nigro per Gil, che brava Blanca ad aggirare la sua avversaria, ma secondo il direttore di gara ha commesso fallo e allora si riparte da possesso palla Sis. Giovannangeli, posizione 1, riceve la Nishom, anzi ora la Nishom la Sinigaglia in precedenza, la Giovannangeli conclude da lì, la Palomba. 10-8, mancano 26 secondi. Della Sis Roma con Giovannangeli. 10-8 a 26 secondi. Basta che la squadra di Andrea Posterivo riesca a mantenere il pallone in questi 26 secondi. Forza ragazze! Fondamentale vincere oggi. Abbiamo giocato due quarti da grande squadra, strepitoso, due quarti davvero che ci hanno consentito di mettere un punto su questa partita. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, signori, abbiamo vinto noi, 10-8! Andiamo a 10 punti, non significa salvezza matematica, ma possiamo dirlo, ci siamo quasi.
Ci siamo quasi, manca pochissimo per festeggiare una salvezza meritata e ora tutti gli abbracci che state vedendo, le esultanze, sono perché questa vittoria sì vale una salvezza. Andiamo a 10 punti, più 3 sulla SIS Roma che affronterà nell'ultima gara il plebiscito Padova. È una gara al di sopra della squadra di Vidovic e quindi davvero siamo a un passo, perché noi andremo a Firenze. Ora bisogna vedere Firenze cosa ha fatto nella sfida contro Rapallo, perché davvero è una salvezza virtuale, meritata, sudata fino alla fine in quest'ultimo, in questa penultima giornata di campionato. Che bello l'abbraccio tra Andrea Posteriva e Zoe Arancini, determinante Zoe, ma determinante in questa gara anche Blanca Gil, Giusy Cittino, tutte le ragazze di Vina Nigro, le sue parate sono state fantastiche, straordinarie. Ora la foto di rito per immortalare un momento magico, fantastico, storico per le nostre ragazze, perché questa vittoria davvero ci porta ad un passo dalla salvezza, una salvezza virtuale che diventerà nel prossimo ed ultimo match, lo speriamo davvero con tutto il cuore, matematica per festeggiare una salvezza che ci consentirà di giocare nuovamente nell'Olimpo della pallanuoto in Serie A1, la squadra al momento che può, l'unica squadra calabrese che può vantare di essere in un campionato di Serie A. Da Piero Bria per il momento è tutto, vi ricordo il risultato finale: Cosenza batte la SIS Roma 10-8 qui alla piscina olimpionica di Cosenza, la gara valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie 1 femminile. Pochi secondi e sentiremo la voce dei protagonisti a tra poco. Andrea Posterivo, autentico protagonista anche tu di questa fantastica vittoria. Abbiamo detto ancora non è matematica salvezza, ma è virtuale. Abbiamo fatto qualcosa di fantastico. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, il nostro campionato l'abbiamo detto dall'inizio, è giusto in questo momento ricordarlo, avevamo detto all'inizio che si poteva risolvere alle ultime giornate, anche perché avevamo gli scontri diretti contro SIS e contro Firenze, che poi si sono dimostrate fino alla fine, e lo sono ancora perché, come hai detto bene tu, la matematica certezza non c'è, sono state le nostre antagoniste per la salvezza fino alla fine. Abbiamo fatto bene dei due scontri diretti all'andata, abbiamo fatto bene oggi nel primo scontro diretto decisivo, importante, fondamentale. In questo momento ci siamo guadagnati solamente il diritto allo spareggio, dovesse succedere qualcosa di impensabile fra 15 giorni a Roma con il Padova che perde contro la SIS e noi dovessimo non fare risultato a Firenze, vuol dire che dovremmo andare a giocare contro la SIS uno spareggio. In questo momento ci godiamo 3 punti, una buona prestazione, una prestazione di carattere, abbiamo fatto quello che avevamo provato durante la settimana. Forse il terzo tempo abbiamo un attimino mollato, ma mollato di intensità, perché sentivamo il risultato, eravamo vicini, ricordiamo sempre che questo è un gruppo giovane, alla prima esperienza, e sono state onestamente penso brave tutte quante dalla prima all'ultima, capitano compreso, che è stato fondamentale in una stagione difficile. È stata una stagione difficile come hai detto tu, però nei momenti topici la squadra non ti ha lasciato, ha dimostrato di essere viva e ha dimostrato come oggi, che davvero è di una spanna sopra rispetto a squadre come Roma, come Firenze, che devono lottare per la salvezza. Questo è positivo pensando poi al futuro. Sì, ma questo l'abbiamo sempre detto, è un gruppo importante, è un gruppo che ha nelle sue file giocatrici importanti ed esperienza, ed è chiaro che poi nelle partite che contava, dove il risultato contava in maniera decisiva, il loro apporto si è sentito, ma si è sentito l'apporto di tutta quanta la rosa, anche di quelle che oggi non erano in convocazione e che saranno in convocazione per Firenze, perché noi crediamo, tutto quanto lo staff tecnico crede in questo gruppo, in un progetto che deve avere necessariamente uno sviluppo. Quest'anno il Comune di Cosenza ci è stato vicino e ci ha onorato della sua sponsorizzazione, penso che noi abbiamo onorato il nome della città di Cosenza con un campionato fino ad oggi importante. Salvezza virtuale, lo ribadiamo, a chi dedichiamo questo obiettivo? Alla mia famiglia.
Il futuro di Andrea Posterivo è già scritto, resterà qui il binomio continua Cosenza-Posterivo, oppure dentro di te c'è la voglia forse anche di cambiare area, di misurarti con altre realtà? Ma guarda, non si può mai dire, in questo momento pensiamo solamente a chiudere bene il campionato, poi avremo gli impegni della giovanile, poi parleremo con la società in maniera molto serena come abbiamo fatto dal resto in tanti anni di collaborazione e troveremo quelle soluzioni che possono essere idonee per tutte e due, per entrambe. Ultima domanda, provando a chiudere gli occhi, cosa ti rimarrà di questa stagione dentro di te? Ma ti devo dire un'immagine a me molto cara, la partita di andata contro la SIS, l'abbraccio con Arancini perché venivamo da un momento difficile, eravamo andati a fare risultati importanti lì a Roma, eravamo nell'occhio delle critiche e abbiamo iniziato lì quel percorso di salvezza che si dovrà concludere necessariamente fra 15 giorni a Firenze. Ringraziamo Andrea Posterivo e tra poco avremo il presidente onorario della città di Cosenza, Tubi Sider, Giancarlo Manna, tra poco. Con il presidente onorario Giancarlo Manna commentiamo questa vittoria, lo ribadiamo, è una salvezza virtuale, ancora non matematica, ma abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Ma che dico, io non la definirei eccezionale, abbiamo fatto un qualcosa di importante e che però era anche nei programmi. Poi, i programmi sono stati rispettati, abbiamo valorizzato un bel po' di ragazzine in A1 e quindi ci sono le basi per fare meglio il prossimo anno, per soffrire di meno il prossimo anno. Però Presidente, lei dice che questa è una squadra formata da molte ragazze giovani, oggi poteva essere la partita della paura e invece queste ragazze hanno dimostrato intensità, rabbia agonistica, quello che volevano lo hanno chiarito sin da subito, sin dal primo quarto, e questo è un segnale importante anche per il futuro. Sicuramente i primi due quarti hanno giocato da grande squadra. Poi nel terzo e quarto tempo secondo me è venuta fuori la paura di vincere e quindi una cattiva gestione della palla, molte reti a tu per tu col portiere che non sono andate in porto e lì sono emersi i limiti attuali della nostra formazione, però ci sta tutto questo discorso. I complimenti anche a lei per aver costruito tutto quello che noi vediamo, perché, e la gente lo sa, questa è la realtà, l'unica realtà in Calabria che può fregiarsi di una Serie A. Nessuno sport può tanto fino ad ora, a dimostrazione del tanto lavoro che è stato fatto in questi anni, Presidente. Sì, è vero. Comunque basta vedere cosa c'è adesso in acqua. Adesso abbiamo una squadra under 15, di seguito avremo una squadra under 17, tutte femminili, quindi vuol dire che noi non pensiamo solo alla prima squadra, ma pensiamo a far crescere queste ragazze, ad avere un futuro sportivo nell'ambito della pallanuoto femminile, e quindi perché se non facciamo così non abbiamo futuro, perché acquistare giocatrici per un anno, due anni e poi ritornare di nuovo punte da capo lascia il tempo che trova. Noi dobbiamo per forza tirar fuori dal nostro settore giovanile uno o due giocatrici all'anno. Lei è sempre sincero e allora, siccome ci sono tanti tifosi che amano la pallanuoto, amano il nostro sette rosa, confermiamo tutti per la prossima stagione o cercheremo di rivedere i programmi? Che futuro ci aspetta, Presidente? Ah, certamente una ragazza la perdiamo, uno o due le perdiamo. Quindi Arancini sicuramente, perché è chiusa dal discorso diciamo nazionale australiano, non la fanno uscire, quindi dobbiamo sostituire la straniera. Qualche altra mi giunge voce che ritorna a casa sua per motivi di lavoro, quindi sicuramente un paio dovranno essere sostituite e faremo il possibile per sostituirle meglio. Quello che resta è sicuramente lei. E poi si parte da una base solida, possiamo dire così. Speriamo in buona salute, questo dico io. Assolutamente sì. Ancora i complimenti al Presidente Giancarlo Manna, in bocca al lupo per tutti. Crepi.
Da Piero Bria è davvero tutto, vi ricordo il risultato finale: Cosenza batte Roma 10-8, penultima giornata di campionato, salvezza virtuale. Complimenti alle nostre ragazze. Noi ci ritroveremo per quanto riguarda le partite della Cosenza Pallanuoto nella prossima stagione. Grazie a voi tutti e buon proseguimento.